Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È un onore e un piacere avere Eros Ramazzotti. Ciao Eros. Assolutamente, come stai? Molto bene, ma che gentiluomo. Un baciamano ci vuole. Ci vuole, ci vuole. Allora, prontissimo, sarai super ospite nella serata finale del festival. Ma è un onore. Dopo 35 anni, io sono partito proprio da Sanremo nell'84, per cui sono 35 filati. E l'emozione è sempre forte. Un palco importante, con te ci sarà anche Luis Fonsi per appunto presentare il nuovo singolo molto bello che stiamo passando tantissimo, è molto richiesto. Che ha fatto venire fuori il sole, poi hai visto, no? Buono. Mette subito di buon umore, però Claudio Baglioni so che è molto esigente con gli ospiti, poi inizia anche a chiedere di cantare con loro, insomma ci sarà qualcosa anche con lui? Sì, non sono cose che puoi improvvisare. Allora Eros, senti, sei riuscito a vedere questo festival? Che ne pensi di Claudio? Guarda, io purtroppo ho avuto e sto facendo le prove per il tour, è un po' difficile seguire tutto, vado a dormire molto presto, però una parte l'ho vista all'inizio e come sempre Sanremo è sempre criticato, poi alla fine fa ascolti, lo guardano tutti ma molti fanno finta che non l'hanno visto, no? Sanremo comunque sarà sempre così. Hai ragione. Anche fra 20 anni. Hai ragione, è sempre così. Allora, ti stai preparando appunto a Vita Cenè World Tour, la data zero sarà il 14 di febbraio, quindi una giornata di San Valentino intensa, bellissima, con la musica della data per zero a Mantova. Per tutti gli innamorati. Ma ci sarà qualcosa di speciale visto che la data zero è proprio San Valentino? Guarda, di speciale c'è sempre il migliorarsi ogni volta che faccio i tour, ogni volta che faccio un disco. Per me è importante lasciare alle spalle il passato e guardare sempre avanti. Sto lavorando sodo per far sì che la gente paga il biglietto ma esca soddisfatta dai miei concerti. Allora, Vita Cenè è già disco di platino e per quel che riguarda invece il tour già 300.000 biglietti venduti. Sai che io con le cifre non sono mai andato tanto d'accordo. Sicuramente mi impegno per migliorare sempre me stesso e per far gioire la gente che poi viene e paga un biglietto comunque che non è poco, no? Ma non è che mi prendo tutti i soldi io. Investo molto nello spettacolo, nei musicisti, faccio in modo che la gente esca molto felice dai miei concerti. Questo è quello che ho sempre fatto da quando ho iniziato da qui. Allora, a proposito di Sanremo, i vari cantanti che sono venuti, che sono in gara, hanno ricordato la tua bellissima canzone che citavi e anche quella di Giorgia che l'hai scritto, insomma, quando ha vinto. Come saprei, sì. Però ce n'è una che non hai scritto tu, che avresti voluto, insomma, nel corso di questa kermesse che è la 69esima edizione. Ancora. Grandissima canzone, grandissimo artista, De Crescenzo. Ma ce ne sono tanti comunque che sono passati e hanno lasciato il segno. Quindi quella, bellissima, ottima scelta. Allora Eros, prima di iniziare questa bellissima chiacchierata, di calcio. Cioè, sapevi già tutto del Bologna, di come andava Mihajlovic? Io sono, a parte che ho sempre giocato a pallone, Mihajlovic lo conosco anche di persona. Mi piace molto il calcio, mi piace molto guardarlo, giocarlo un po' meno ultimamente, però dai, sono tifoso bianconero, anche se stasera sono un po' milanista. Quindi quest'anno. Ma mi piace il calcio, mi piace vedere giocare a pallone. Cioè, a volte mi giro sulla League oppure sul calcio spagnolo. Guardo sempre, mi piace molto. Sono nato in mezzo alla strada, per cui il calcio è un po' come tutti i sudamericani che comunque l'hanno vissuto proprio per la strada, come la canzone. Bellissima canzone, vi ricordo che comunque Eros è conosciuto in tutto il mondo, amatissimo dal popolo latinoamericano, perché lui quando canta in spagnolo ha una pronuncia perfetta. Lo so perché ho vissuto in Spagna tanto tempo e ti ho sentito in spagnolo. Sì, beh, non ho mai studiato.
mi viene spontaneo, forse perché mia mamma era Molina, faceva Molina di cognome. Sicuramente ho un po' di sangue ispanico, sudamericano, sicuro, perché non è così facile comunque arrivare così tanto alla gente di Sud America, della Spagna, eccetera. Per cui io sono sicuro che ho un po' di sangue ispanico. Grazie mille, è davvero stato un piacere, un onore avere Eros Ramazzotti qui. Grazie a Radio Bruno. Grazie a voi. Un bacio, buona vita. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.